tutti ragazzi e benvenuti in questo video Francia 4 Islanda 0. Questo è il risultato della seconda giornata di qualificazione per quanto riguarda il gruppo H. Gruppo H comandato dalla Francia e dalla Turchia, che è riuscita a battere nel pomeriggio 4-0 la Moldavia. Ma ne parleremo di questa partita e delle altre partite giocate in questo lunedì nel video che uscirà domani mattina, in cui si parlerà proprio di questo lunedì di qualificazione verso Euro 2020. Una Francia dominante, una Francia che però chiude la partita solamente negli ultimi 20 minuti, visto che fino al 68esimo il punteggio era bloccato sull'1-0, gol di Umtiti su colpo di testa, su assist di Mbappé. Mbappé e Griezmann grandi protagonisti, gol e assist, ma assist di quelli eccezionali, cioè perché l'assist di Griezmann è una palla in verticale per Mbappé e l'assist di Mbappé per Griezmann è una cosa... Da vietare ai minori, io direi, perché ha fatto un assist pazzesco, cioè veramente incredibile, cioè era girato un assist, no look di tacco, cioè ragazzi, chiudiamo tutto, mamma, che giocatore Mbappé. E poi ne parlavano nella telecronaca che lui non ha saltato praticamente una categoria, ha saltato l'Under 21, è passato dall'Under 19 direttamente alla nazionale maggiore. Che giocatore. Mamma, che giocatore. È una tecnica, ma tutta la Francia ha una tecnica superiore alle altre nazionali. Cioè, in questo momento non c'è nessuno che può giocarsela, almeno. Nessuno se la può giocare con questa nazione, perché veramente ha una tecnica, ha 11 interpreti eccezionali, dal portiere Lloris, cioè dal portiere Lloris fino a Giroud, che Giroud viene criticato che non segna, perché se l'ha segnato su assist di Pavard 2-0 intanto. Ma nel mondiale vinto a luglio, Giroud non ha mai segnato, non ha mai neanche tirato in porta. Questo è un dato veramente molto molto importante. Ma perché non ha mai tirato in porta Giroud? Perché gioca da boa. Giroud gioca da boa, cioè veramente fa tanti di quei passaggi, tante di quelle cose che non si vedono in campo, che è una cosa incredibile. E questo è il lavoro di Deschamps, che ha creato un gruppo. Ma non è un caso, questo è il lavoro partito dal 2016, raggiungendo la finale degli europei giocati in casa, persa con il Portogallo, e poi tutto questo lavoro è servito per vincere il mondiale nel 2018. Cioè, ragazzi, il lavoro serve, il lavoro paga, e questa nazionale migliora di anno in anno. Cioè, questa nazionale qua arriverà l'anno prossimo a giocarsi gli europei da grande favorita, ma li vincerà anche molto probabilmente, perché questa squadra qui non può essere fermata. Cioè è difficilissimo, perché ha degli interpreti eccezionali. Parliamo del centrocampo, cioè Pogba, Kanté, Matuidi, cioè ragazzi, di cosa non hanno punti deboli? Forse i due terzini, Courtois e Pavard, sono quelli più normali, ma tra virgolette, perché Pavard va avanti e indietro per 90 minuti, e poi se prende la mira sono veramente cavoli per il portiere. Courtois fa il suo, non esagera mai, perché comunque titolare non gioca nel Paris Saint-Germain perché ha perso il posto, però comunque il suo lo fa sempre. Cioè, stiamo veramente parlando di una nazionale, cioè, incredibile. Io veramente questa sera non ho parole della partita che ho visto della Francia. Cioè, ha controllato per 60 minuti la partita, perché non ha aumentato il ritmo. Poi negli ultimi 20 minuti ha detto adesso alziamo il ritmo. L'Islanda ci ha provato, perché bisogna anche dire che la partita si è divisa così. Per i primi 70 minuti l'Islanda si è difesa tantissimo, ha preso quel gol iniziale, però comunque ha giocato di rimessa, cercava sicuramente l'episodio per pareggiare la gara. Poi dal 70esimo in poi l'Islanda ha attaccato, e lì è finita la partita. Lì veramente è finita la partita, perché la Francia ha trovato gli spazi giusti e là veramente si è divertita. Tre gol in 20 minuti quando l'Islanda ha provato ad attaccare. Ecco, questo è il riassunto di questa serata. Che squadra, veramente non ci sono parole. I gol, abbiamo detto Umtiti al 11esimo, raddoppio sull'asse Pavard-Giroud al 68esimo, e poi il duo Griezmann-Mbappé che si è divertito. Prima gol di Mbappé e poi il 4-0 di Griezmann. Quindi finisce così e la seconda giornata, Francia che quindi fa 6 punti su 6, ha battuto la Moldavia 4-1 e poi il 4-0 all'Islanda, quindi Francia a punteggio pieno, che ha raggiunto la Turchia che ha vinto nel pomeriggio contro la Moldavia. Sono Francia e Turchia le favorite? Staremo a vedere, però questa Islanda, attenzione, che questa Islanda è una squadra temibile e che si giocherà le proprie carte fino alla fine. Avrà comunque, le due partite contro la Turchia saranno decisive per la qualificazione.
Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.